Siamo venuti a verificare le condizioni del torrente di Mili, molto degradate. Abbiamo alle nostre spalle una copertura messa per bloccare la caduta dei detriti, una tubatura del gas a vista arrugginita. Ovviamente molta paura da parte dei cittadini. Molte volte sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Nel torrente Mili vi è un ponte le cui strutture sono sostanzialmente fatiscenti e presentano una criticità idraulica gravissima. Al di sotto del ponte di Mili, che peraltro ho chiesto di chiudere in maniera definitiva già nell'estate scorsa, non vi è nessun franco idraulico. Questo vuol dire che alla prossima ondata di piena le acque tracimeranno e lo distruggeranno, dato che l'amministrazione non ha ritenuto utile demolirlo e ricostruirlo. Non ha risposto il Comune in questa situazione? No, ha semplicemente tergiversato dicendo che ha fatto fare delle verifiche e ad avviso dei suoi tecnici quel ponte è assolutamente stabile. E vi invito ad andare a vederlo. La situazione del torrente Mili, sempre più degradata, da quanto tempo più o meno, insomma, cosa ha visto in questi anni? Guardi, io so che il ponte non è agibile da circa 10 anni. Certo, ultimamente sono venuti a fare dei lavori perché hanno visto dei detriti e le persone cominciano a lamentarsi, perché giustamente c'è chi ha bambini. C'è una transenna pedonale praticamente per restringere. Sì, hanno ristretto la strada in modo che il ponte un po' ammortizzasse il peso, in quanto le persone passassero a piedi e le macchine passassero una alla volta. Perché giustamente una volta io, almeno personalmente, ho visto passare un trattore, mentre che passava questo trattore, sotto il ponte si vedono dei detriti. Hanno fatto lavori, hanno fatto rattoppi, hanno fatto tutto questo, però nessuno ancora si è messo in testa di sistemare bene il ponte, perché intanto è un ponte secolare. Ho visto più volte anche i vigili del fuoco, sì, lavorare. Ho visto vigili del fuoco, la protezione civile. Sì, loro hanno messo delle transenne, hanno chiuso la strada. Secondo me fanno prima se lo fanno direttamente nuovo, anziché perdere tutto questo tempo. E, come si suol dire, spendere sempre questo denaro pubblico così in vano.